questo libro è prezioso. È prezioso sia per l'argomento che tratta che per il modo in cui è stato realizzato. Il titolo, lo vedete, è Lessico floreale effetto Basile e l'autore è qui accanto a me, è l'architetto Danilo Maniscalco. È una persona a cui piace la continua ricerca, in questo caso del Liberty, il Liberty palermitano, che è ciò di cui parla questo libro. Vorrei cominciare dal titolo. La prima domanda la farei proprio su questo. Il titolo Lessico floreale racchiude il senso e la scelta del fare questo libro. Danilo. Sì, è un po' anche il trenino di tutto il testo, cioè il fatto che l'architetto Ernesto Basile, che conosciamo tutti perché è il progettista del Palazzo di Montecitorio, dell'ampliamento, ed è l'unico Parlamento europeo in stile Liberty, in Art Nouveau in stile Liberty, ossia Liberty la declinazione siciliana del fenomeno floreale europeo. Sono riuscito a immaginare che tutte le sue architetture, sopravvissute oggi al sacco edilizio politico-mafioso degli anni 50 e 60, avessero ancora tanto da dirci, soprattutto perché negli ultimi decenni probabilmente non sono state interpellate, soprattutto con metodi abbastanza anticonvenzionali rispetto all'idea un po' distratta che abbiamo di progresso, no? Che ormai ci aliena un po' le vite, ci costringe a ritmi troppo veloci, ci distrae. Ma ciò che è innovativo non è sicuramente il male, però tu stesso dici che probabilmente abbiamo perso qualcosa. E Ci anche siamo. la scelta, dicevo, rendere prezioso questo libro è la scelta che tu hai fatto per realizzarlo. Quindi il disegno dal vero, che cercheremo di far vedere in qualche modo. È una scelta rischiosa anche, se vogliamo. Abbastanza. Come mai hai deciso di fare questo salto nel buio, proprio per i tempi che stiamo vivendo? Io avevo intenzione di costruire una guida vera e propria abbastanza convenzionale, per cui ho cominciato ad andare in giro qui a Palermo, nei luoghi basiliani, prendendo degli appunti, perché mi servivano per mettere anche un po' le idee una dietro l'altra, cercare di avere un ragionamento corale. Passo dopo passo però mi sono accorto che probabilmente era più importante in questo momento dare continuità a questa sorta di a questo compendio di disegni sulle opere di Ernesto Basile, anche perché il disegno davvero mi ha permesso di scoprire davvero una quantità di cose, di varianti, che la semplice fotografia probabilmente non mi avrebbe permesso di riscoprire. Non perché non sia un mezzo adeguato, ma perché il disegno è un linguaggio che ti permette di riscoprire lo spazio, di analizzarlo, di capirne le geometrie, di capire se ci sono, come per esempio ho scoperto, un tipo di continuità tra le opere. Ernesto Basile era davvero un architetto di grande spessore, aveva una carriera professionale avviatissima, non ha mai avuto delle pause per cui dover troppo riflettere rispetto al fare architettura. E aveva una quantità di commesse allo stesso tempo che gli impediva di avere dei compartimenti stagni, per cui finendo di lavorare a un palazzo passava al disegno di una cappella senza portarsi elementi. Questa singolarità, cioè la possibilità di avere molte, molte commesse allo stesso tempo, da questa complessità ho fatto uscire fuori questa suggestione, che è quella di talea architettonica. Cioè mi sono accorto che un filo rosso invisibile lega in qualche maniera davvero quasi tutte le sue architetture, dal periodo eclettico al periodo floreale, e spesso lui è come se trasportasse un pezzo della ricerca fatta per un edificio la mattina in un edificio che magari riprogettava il pomeriggio alla sera, per cui spesso troviamo degli elementi, e spero che si evinca molto dal disegno,
in architettura che nessuno in questo momento ha messo mai o ha voluto mai mettere insieme, proprio per raccontare questa storia, che non è una storia strana, diventa proprio l'identità della misura della ricerca di Basile stesso. Lo stile di Basile lo ritroviamo fuori da Palermo, insomma qualcuno nel mondo lo ha copiato, l'hanno copiato. Mi riporti a tante risposte. Tu pensa che in Cina esiste un suo disegno di Ernesto Basile, un portale che doveva essere che è uno dei disegni che lui realizza per Villa Deliella, che ha un'altra storia incredibile. Che poi magari in pochi minuti raccontiamo. Riusciamo magari a accennare. Siccome dovete immaginare che la produzione di Ernesto Basile diventa subito appetibile dal punto di vista del mercato dell'editoria, l'editoria italiana, ma anche europea, trasmetteva i suoi modelli di riferimento, le sue architetture, i suoi disegni. Per un caso che ancora non è del tutto facile ricostruire, l'ambasciata cinese, l'ambasciata italiana in Cina, a Pechino se non sbaglio, realizza il portale monumentale d'ingresso che non si realizzò a Palermo, in Cina. In quel periodo storico, se non sbaglio, Galeazzo Ciano aveva una carica istituzionale di tipo vicino al ministro degli esteri, se non fosse proprio lui il ministro degli esteri. Probabilmente sotto quell'egida si realizza questo monumento, per cui e chissà quante altre cose sono sparse. Le chiamiamo contaminazioni, su. Sì, questo serve probabilmente per ricordarci quanto importante fosse la sua ricerca, anche e soprattutto per i suoi allievi. Noi siamo, non l'abbiamo ancora detto, siamo a Mondello, siamo in un villino Liberty. Sì, non è un caso la scelta di fare l'intervista qui, anche tra questi suoni che potete sentire, la natura, gli uccellini, insomma, non è una scelta casuale. Assolutamente no, in realtà descrive un po' la cifra stilistica degli interventi che nei primi, dal 1908 fino al 1930, poco giù di lì, vengono realizzati appunto a Mondello, che nasce come borgata marinara, ma in quel periodo vengono trasformate le paludi sotto un progetto che può benissimo essere vista come una speculazione edilizia, ma che però ha il concetto di speculazione edilizia negativo che è giusto probabilmente dare, associa una qualità degli spazi e dei luoghi che di fatto ci troviamo ad ammirare ancora oggi e che è insuperata rispetto a interventi anche contemporanei. Mondello è un po' simbolo, si può dire, del Liberty palermitano. Mondello è un simbolo positivo del Liberty palermitano, è un esempio che secondo me è difficilmente riscontrabile in altre capitali europee, e per me dovrebbe rientrare all'interno del patrimonio UNESCO, proprio perché malgrado le grandissime trasformazioni subite, continua ad avere un importante volto floreale, e questo lo vediamo, si ribalta anche dal punto di vista della vivibilità dei luoghi. Questa villa in particolare non sappiamo se sia proprio di Basile o dei suoi allievi. Questo non è un edificio di Ernesto Basile, ma è probabilmente un edificio di uno dei suoi allievi, non te lo posso dare per certo perché non ho fatto ancora una ricerca adeguata, però il linguaggio, il lessico, i rimandi sono quelli di Salvatore Caroni Roberti, che è uno dei suoi più allievi più mimetici, e che è il primo libro organico che si realizza su Ernesto Basile nel 1935. Ernesto è morto da 3 anni, è il suo allievo, è uno dei suoi allievi più vicini, che poi sarà presidente della facoltà d'architettura, realizza questo libro sui 50 anni dell'architettura siciliana di Ernesto. Potrebbe, se non è lui, è qualcuno che l'ha copiato. Comunque anche qua, come vedi, i modelli positivi erano sempre quelli, per cui anche la grandissima diffusione dei villini Liberty di Mondello sulla spiaggia finisce per essere un valore culturale, una specificità del luogo che dobbiamo saper tramandare alle prossime generazioni, perché c'è bisogno di un intervento generale e generalizzato. Mondello sfugge al sacco di Palermo. Stranamente sì.
Sacco di Palermo, che è un momento in cui purtroppo queste opere d'arte, come giustamente le definite tu, vengono scippate davvero ai palermitani. Sì, Rosi usa questo termine che appunto le mani sulla città. Sì. Il boom economico che avrebbe potuto benissimo rispettare il pregresso e costruire da altre parti, si appropria dell'identità culturale, delle ultime radici culturali della città, in spregio probabilmente a una sorta di continuità che non c'è più col tessuto della città, e nel caso palermitano si scatena con una furia iconoclasta che distrugge completamente il volto Liberty della via Notar Bartolo. Rimangono due o tre esempi ancora originali, la Villa Pottino per esempio, altera indissolubilmente il volto di via di Libertà, distruggendo altri villini Liberty ed eclettici, e nel caso specifico Villa De Rieri. Bruno Zevi, che è stato uno dei più importanti storici dell'architettura del Novecento, scrive appunto questo articolo all'Espresso che titola Assalto a Villa Deriella, perché fu un assalto un assalto terribile e barbaro in un momento in cui la città si prestava a ridisegnare la città stessa con un nuovo piano regolatore costruito dagli docenti migliori della facoltà di architettura, a cui però la mano della politica e degli interessi non tanto mafiosi ma dei privati, della vecchia nobiltà che ha problemi di liquidità e vede appunto nella possibilità di distruggere un villino, di realizzare un condominio, un facile arricchimento, trasforma per sempre il volto di quello che sarebbe stata oggi probabilmente una delle zone più estese del fenomeno fotografico europeo. È uno dei motivi per cui purtroppo non è in questo libro Villa De Liella. Non oso immaginare come l'avresti. Ci sono i resti. Sì. Che in realtà mi dai un assist per spiegare che da questo lavoro che ho fatto sul disegno del vero, i resti continuano ad avere la capacità di parlare e di trasmetterti il fatto che se da questi pochi resti, da un resto di cancellata in ferro battuto, se dal modo in cui si tratta un basamento del rivestimento in pietra di un muro che oggi probabilmente molti guarderanno in maniera distratta, se da un ipogeo riempito di immondizie di terra puoi ancora trarre delle informazioni specifiche capaci di farti immaginare cosa è andato distrutto, forse non siamo capaci oggi di capire cosa è andato distrutto, cosa abbiamo perso veramente. Io spesso faccio questa analogia col tentativo di distruzione del Villino Florio, cioè se oggi fosse andato distrutto, noi quella bellezza, quell'impatto con la bellezza così devastante che ti lascia in silenzio quando varchi la bellissima scala floreale sinuosa e ti trovi all'interno di uno spazio rivestito in legno, di ducrò, con tessuti, con forme naturali, ma come faccio a descrivertelo se non l'ho mai visto? E come fai a poterne capire, a poterne apprezzare veramente la misura e l'armonia se non puoi vederlo? Cosa serve per valorizzare un patrimonio come quello che abbiamo? Cosa manca di conseguenza? Manca, e forse finalmente ci stiamo riuscendo, una volontà politica capace di vedere con lungimiranza da qua a 20 anni. E serve un indispensabile e non più rimandabile piano Marshall che sposti dei capitali appunto sul restauro, sulla costruzione di importanti presidi museali e soprattutto che abbia delle linee guida corali, perché non puoi permettere che ognuno dia una propria interpretazione di restauro di elementi, di edifici che hanno un linguaggio comune, che spesso hanno avuto costruttori in comune, progettisti in comune, perché rischiessi di avere un'interpretazione soggettiva anche di queste istanze, mentre probabilmente servono delle linee guida in cui la sovrintendenza abbia un ruolo importante. E questo si tradurrebbe subito in economia locale, che fu proprio l'occasione per cui si svilupparono. Cioè queste speculazioni, se vogliamo chiamarle, di primo Novecento, crearono
quel lavoro che servì a diffondere l'idea di una città felice in tutti i ceti sociali, perché lavorava lo scalpellino, lavorava l'artigiano che realizzava il ferro battuto, chi realizzava gli intonaci, chi produceva i rivestimenti parietali, chi realizzava le maioliche, i gessi, chi dipingeva, chi Certo. scolpiva. C'era un universo che si reggeva su questa economia che a sua volta ha governato la città, rendendola un fulcro culturale, politico ed economico per almeno 30 anni e che forse ha visto l'apice proprio con i flori. Rendendola oltretutto bella, perché appunto nel momento in cui parliamo di un villino, quindi è lì per tutti, è alla vista di tutti, non è, sì, è personale, di proprietà di qualcuno, ma non stiamo parlando di un oggetto all'interno di una casa, quindi proprio è un decoro davvero per la città. Bravissima, hai colto quell'elemento che appunto richiama un po' il concetto di bellezza sociale dell'arte. Sì. Cioè, lo skyline di Mondello in particolare ci aiuta in questo ragionamento perché non tutti siamo proprietari di un villino Liberty, anzi, penso si sia in pochi, però lo skyline, il rapporto appunto anche con il verde che ti restituisce un ambiente salubre, anche con lo scarico delle temperature tropicali che abbiamo qua nei mesi estivi, appartiene a tutti, non si ferma nel perimetro di possesso della proprietà. Sì. Quante sono le opere di Basile che tu hai censito, conosciute in Sono città? circa una sessantina. In realtà, considera, io ho lavorato a questo testo, questo libro, per circa 2 anni. Nel frattempo ho scoperto nuove cose che saranno oggetto di un nuovo libro. Per forza, il lavoro di ricerca è questo. Sì, Più cerchi e più trovi, più trovi, questo è è vero. così. E nello specifico devo dirti che davvero non vorrei sembrare strano, però le sue architetture, le sue opere d'arte davvero hanno questa capacità di empatia con l'osservatore. Cioè, non devi essere necessariamente un architetto, non devi essere uno storico dell'arte per apprezzarne la bellezza. Ho organizzato negli ultimi anni, insieme ad altri colleghi, delle guide turistiche, delle visite, delle passeggiate floreali. Tantissima gente alla fine ci ringraziava perché non era mai stata messa nelle condizioni di capire che è un patrimonio che gli apparteneva. Questo libro cosa ti ha lasciato? E cosa, sì, cosa ti ha donato? Tanta fame, nel senso fame di curiosità. So che è stato estremamente faticoso per te realizzarlo. Mi costa personalmente perché tante volte ti ho visto fermo per strada mentre disegnavi, quindi so esattamente quanto lavoro c'è dietro. Però indietro hai avuto qualcosa di molto forte. Probabilmente l'arricchimento è proprio questo relativo al disegno. Il disegnare un volto di donna, disegnare un paesaggio, dipingere, scolpire, analizzare attraverso il disegno, il tratto grafico, il luogo che è intorno ti trasmette inevitabilmente una quantità di valori e di informazioni che il semplice sguardo non può lasciarti. È come se tu in qualche maniera entrassi in armonia con le forme. Ci sono diversi libri che parlano del de Liberty e credo che questo sia unico nel suo modo di raccontarlo e credo, se posso, anche che possa essere anche sfogliato da ragazzi, da più giovani, proprio per lo stile che tu hai scelto. Il disegno è un linguaggio che parla a chiunque, chiaramente anche a un bambino. Magari non riuscirà a leggere quel che tu hai scritto, ma sicuramente apprezzerai il disegno. Quindi questo è chiaramente una cosa in più, un valore aggiunto a questo libro. Sì, mi permetti appunto un po' di ringraziare anche alcune persone che hanno acquistato il libro nelle ultime settimane perché l'abbiamo lanciato dopo il lockdown solo lo scorso 4 giugno. Hanno fatto
partecipe di un ricordo personale, associato sempre a uno di questi luoghi. Per cui c'è anche questa dimensione del riconoscimento che si articola e scende sulle persone. Mi piace molto perché, lo diciamo all'inizio, abbiamo tutti vite abbastanza veloci e distratte, eppure ci sono delle cose che continuano a rimanerci impresse nella retina, che fanno parte delle nostre storie e che ci raccontano i nostri luoghi, le nostre città, davvero i nostri luoghi del cuore, per citare il FAI, ci identifica. Ci tenevo solo a precisare il fatto che, come tutte le ricerche, a un certo punto il tuo subconscio scopre delle cose e spunta questa penna dorata a fare da fondale a tutti i disegni, che nel caso specifico torna appunto a ricordarci dell'uso dorato della secessione viennese di Gustav Klimt e in molte anche dell'architettura di Basile, in cui appunto tramite l'intervento di artisti come Salvatore Gregorietti, che realizza i mosaici, o appunto le vetrate artistiche, il dorato è uno dei colori basiliani per eccellenza. E floreali, ma non solo. C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere sulla realizzazione di questo libro? Sì, l'unica nota che sento di dover aggiungere, anche perché parliamo a un pubblico che magari non è stato spesso in Sicilia, non è mai stato in Sicilia, è il fatto che dal 20 gennaio del 2018 Ernesto Bazzino Lusciti a far approvare in consiglio comunale appunto un corpus di 14 punti, tra cui c'è appunto l'istituzione della figura di Ernesto Basile come nuova icona urbana della città di Palermo. Questo di fatto rispetto a un periodo in cui Ernesto Basile e Liberty sembrava essere sparito dai radar culturali della città e della regione. Oggi probabilmente tanti piccoli tasselli si sono messi uno dopo l'altro. Probabilmente si costruirà a breve il primo museo del Liberty in Europa, nell'area appunto della devastazione di Villa d'Elia. Si comincia a immaginare anche un percorso fatto un percorso puntuale di edifici Liberty che abbiano un ruolo e che facciano rete, e quando Villa Ida diverrà appunto la casa studio museo di Ernesto Basile, un po' il cerchio sarà chiuso. Io spero di aver contribuito con questo piccolo tassello a incuriosire, a lasciare un ricordo diverso, come hai detto tu, della narrazione di queste opere che fortunatamente sono scampate al sacco edilizio e che ancora hanno tantissimo da raccontare. Io sento di avere appena accarezzato la polvere depositata su queste architetture, perché occorrerebbero molto più tempo, molti più fondi, una ricerca molto più avanzata. Però io mi sono pure divertito e ho scoperto al contempo delle cose che non avevo potuto scoprire durante gli studi universitari, e non mi fermo assolutamente. Per cui ci vediamo Si va avanti. presto con un prossimo libro su Ernesto Basile e la nostra grande bellezza. Ce lo auguriamo tutti. Grazie, Grazie, Danilo. grazie a te e grazie a chi ci ascolterà.